benvenuti in questo nuovo episodio di Series. Causa problemi tecnici, mi si è fritta la scheda video, non ho potuto postare Series la settimana scorsa, quindi eccomi questo giovedì con questa nuova puntata. La serie TV che voglio recensire oggi è una serie TV andata in onda negli Stati Uniti nel 2013, nella mid-season invernale primaverile di quest'anno. La serie in questione è The Following, serie del 2013 appunto, andata in onda negli States il 21 gennaio 2013, qui in Italia quasi in contemporanea, e andata in onda la prima puntata il 4 febbraio 2013 sui canali di Sky 1 e Premium Crime, se non ricordo male, per quanto riguarda Mediaset Premium. Serie TV che è stata considerata la rivelazione dell'anno, anche se poi di rivelazione vera e propria non si può parlare, visto e considerata che il cast all'interno della serie è eccezionale e la campagna di marketing a favore del serial è stata davvero dispendiosa. La trama è abbastanza semplice, questo permette agli autori di essere più versatili durante il corso della stagione, potendo modificare in corso d'opera o raddrizzare qualora ce ne fosse stato bisogno, ma vi anticipo che la serie scorre liscia in maniera pazzesca. Il protagonista è Ryan Hardy, uno splendido Kevin Bacon, ex profiler dell'FBI, ritiratosi dopo il suo caso più importante, cioè aver messo dietro le sbarre il serial killer Joe Carroll. Professore all'università, grande intellettuale, letterato, che, essendo specializzato in Edgar Allan Poe, si ispira all'autore per commettere i propri crimini e i propri omicidi. Hardy viene quindi richiamato dal direttore dell'FBI perché Joe Carroll evade di prigione ed essendo lui colui che lo ha preso la prima volta, il direttore pensa bene di richiamarlo all'azione. Hardy, spezzato, stanco, mezzo ubriaco, accetta suo malgrado di ritornare a lavorare come consulente per l'FBI. Scoprirà sin da subito, o comunque capirà sin da subito, che il piano fondamentale, principale di Joe Carroll è quello di vendicarsi nei suoi confronti. Il serial killer Joe Carroll, appunto, riuscirà in qualche modo, attraverso una fitta schiera di seguaci, di fan, di follower, riusciti a calappiare, tra virgolette, durante gli anni in prigionia, riesce quindi ad architettare un piano diabolico ed incredibile per, in qualche modo, vendicarsi di Ryan Hardy. Devo essere onesto per quanto riguarda questa serie TV, perché vidi la pubblicità nel periodo natalizio, forse anche prima addirittura, su YouTube e poi successivamente in siti specializzati, e inizialmente pensavo, visto che Fringe volgeva al termine, fosse un qualche rimpiazzo per colmare quel vuoto, quindi una serie con episodi autoconclusivi classica come lo è ogni crime. Ho aspettato qualche mese, poi, non avendo altro da guardare, mi sono deciso a provarla. Con mia grande sorpresa e felicissimo di averlo fatto, soprattutto di aver aspettato quei mesi incosciamente, tra l'altro, ho scoperto una serie che vale davvero tanto. Mi sbagliavo davvero tanto nel pensare che la serie fosse creata o formata da episodi autoconclusivi. La serie sì, ha sì degli aspetti inerenti al crime, gioco forse si parla di FBI e di serial killer, però ha più le tinte di un thriller vero e proprio. Suspense, azione, sono i dogmi principali su cui la serie si basa, si fonda, cioè è un continuo pigliarsi, è un continuo divenire, cioè protagonista ridotto all'osso dalla vicissitudine di un'esperienza passata, torna in azione contro un cattivo scaltro, rancoroso e molto molto sadico. Quindi una miscela di un eroe che è quasi un antieroe contro un cattivo che non è poi così cattivo, non sembra poi così cattivo, è davvero incredibile, mantiene lo spettatore incollato, proprio incollato alla televisione o al computer o sul cellulare o ovunque lo spettatore guardi la serie TV. La narrazione è bella perché è lineare, no? Nel senso si inizia e si finisce. Non c'è un caso che inizia in un episodio e magari finisce dopo due o tre episodi o nell'episodio stesso, no. Si inizia, la storia inizia con Hardy che viene richiamato e finisce guardandolo, no? Ora, la cosa bella, l'impressione che dà, no, The Following è quella di non tanto di una
di una serie TV classica, quasi di un racconto, raccontato appunto in episodi, quindi prima succede questo, poi succede questo, poi succede quello. Dà proprio quell'impressione non di un racconto, anzi ancora meglio, tornando appunto a citare o a ricordarci che comunque The Following sembra citare in continuazione Edgar Allan Poe, la narrazione sembra quasi appunto quella di un romanzo in cui ogni episodio sembra un capitolo. Azzeccatissima la scelta dei 15 episodi, perché sono 15 gli episodi della prima stagione e la seconda stagione già confermata sarà ancora di 15 episodi, e ripeto, è azzeccatissimo perché lo spettatore non ha il tempo di annoiarsi, e 15 episodi non sono così pochi come invece potrebbero esserlo 13 o 12, come spesso accade con serie brevi nella mid-season. Quindi un esperimento riuscito da questo punto di vista, non solo a livello commerciale ma anche come riscontro di pubblico. The Following è davvero, davvero un ottimo prodotto, merito soprattutto di Kevin Williamson, il creatore della serie, che ha saputo dare un'impronta e una trama generale davvero interessante e magnetica. Ma il merito va anche agli autori dei singoli episodi che, perché parentesi, cioè dovete sapere che il creatore della serie crea la storia, no? Meno male, decide le linee guida su cui gli autori poi creano i vari episodi. Parentesi chiusa. Ora, gli autori sono stati bravi perché riescono a mantenere questa miscela fra azione, thriller, dramma in costante equilibrio. Per tutta la durata della stagione tutto si scopre nel momento opportuno, niente è lasciato al caso, e anche retroscena che riguardano i personaggi, il loro passato, alcuni loro ricordi, vengono inseriti attraverso dei flashback davvero molto rapidi, quasi stile Lost, ma inseriti soprattutto nei momenti perfetti e funzionali a quello che vogliono esprimere, enfatizzando magari un determinato momento, facendo accrescere ancora di più la tensione. Strepitoso, anche la chiusura di alcuni episodi con dei cliffhanger sono scelte davvero azzeccate. Se devo fare un paragone con un'altra serie TV, per quanto riguarda l'insieme degli elementi che ci sono in The Following, quindi suspense, azione, thriller, tensione, credo che la serie TV a cui si avvicina moltissimo The Following è 24. Sì, trattano temi differenti, nel senso 24 è proprio una serie action in tutto e per tutto, però quel personaggio carismatico, da una parte Jack Bauer in 24, e questo personaggio qui, Ryan Hardy, al limite, entrambi con quel forte senso del dovere e di responsabilità, li avvicina molto, ma anche la narrazione, come stavo dicendo, è molto simile, è carica di una tensione palpabile. Bella, veramente, The Following è bella, ed è stata una piacevole sorpresa per me, perché inizialmente credevo che fosse una boiata, una commercialata alla Alcatraz qualsiasi, e invece mi sono ricreduto, e quando è così è ancora più bello, perché uno parte col dire vabbè ragazzata, e invece poi ti ritrovi ogni pomeriggio incollato davanti alla televisione o il computer o il pad o qualsiasi cazzo di cosa vuoi guardare, e quindi sei tre volte più felice. Ho nominato Kevin Bacon una tredicina di volte durante il corso di questo video. Non è solo lui strepitoso nella recitazione, nell'interpretare un personaggio difficile, perché un personaggio che è sensibile ma non lo va a vedere, un personaggio crudo, cattivo in certe occasioni, ma che interpreta fondamentalmente la parte del buono, il bene. Insomma, uno di quei personaggi che non è né tutto bianco né tutto nero, ma che è un po' un grigio, che sceglie di stare dalla parte del bene. Quindi un ottimo Kevin Bacon. Ottimi comunque anche tutti gli altri interpreti, dall'attrice che interpreta Claire Matthew a Joe Carroll, veramente eccezionale. Anche i seguaci di Carroll sono interpretati in maniera sottile e mai banale come magari uno si potrebbe aspettare, e questo mi spinge a una considerazione, al fatto che come gli americani si impegnino tanto per un prodotto televisivo, un prodotto che non è eccezionale solo a livello tecnico, perché questo lo posso anche capire, noi non abbiamo magari questi mezzi a disposizione, non riusciamo a realizzare roba di un certo livello, però è proprio la parte creativa che li differenzia rispetto magari ai nostri prodotti che nascono e muoiono in televisione. Le nostre serie TV, chiamarle, cioè essere generosi, le nostre fiction in qualche modo non si avvicinano a livello creativo a questi tipi di prodotti, cioè un Rex che mia madre si guarda la sera non sarà The Following, ma non solo per la tecnica, per la fotografia e per tutte
quelle cose che ci sono ma non si vedono, ma anche per quanto riguarda la regia, cioè curata, dettagliata, ma soprattutto per gli attori. Gli attori in America stanno cambiando la televisione. Non è un caso che grandissimi del cinema si siano spostati sul piccolo schermo. Parlo di Tim Roth in Lie to Me, parlo di Kevin Spacey strepitoso in House of Cards e tanti altri. Loro, giusto per citare quelli più famosi, l'ultimo Kevin Bacon, che con Reinhardt interpreta un personaggio incredibile e dà spessore all'interpretazione. In uno sceneggiato italiano non troviamo, secondo me, anche se ne vedo poco o niente in quei rari 10 minuti a tavola costretto da mia madre, non troviamo qualcosa del genere. Quindi è da apprezzare il fatto che negli Stati Uniti ci si impegni tanto. È vero che la produzione è diversa, i soldi sono tanti, però è anche vero che il talento c'è, si vede. Non è tutto oro quello che luce, nel senso, The Following è bella, si guarda con piacere. La moglie di Joe Carroll, tanto di cappello perché è una gran bella donna, una delle seguaci, eppure insomma sarei diventato seguace anch'io, però dico, a parte questo, dico, la serie ha qualche piccolo difettuccio. Ovviamente, per mantenere una tensione a certi livelli, a certi ritmi per tutta la stagione, bisogna esagerare un pochino, perché non è semplice riuscire a rimanere per 15 episodi in maniera costante senza mai un calo. Quindi capita che magari esistano momenti in cui lo spettatore si domanda: ma che cazzo sta facendo questa cosa? Non avrebbe potuto fare? Oh, no, non l'ha potuto fare perché altrimenti non avremmo visto tutto questo sangue. Sono piccolezze, dettagli che effettivamente danno quel senso di esagerazione che però poi magari ci può stare. C'è un altro esempio, il fatto che Joker dalla prigione abbia migliaia di seguaci, no, migliaia no, comunque riesce a trovare tutti questi seguaci, tutti fan di questo serial killer, c'è Naolino, ma non credo che ci sia solo lui come serial killer. Comunque, cioè, trova questi seguaci che poi in qualche modo riescono a trovare un residence, stanno e vivono tutti insieme, felici, con tanto di infiltrati nella polizia. Cioè, questa cosa, ecco, mantiene ovviamente la tensione alta, perché lo spettatore non capisce chi cazzo è un seguace e chi cazzo non lo è, però è anche vero che tende a esagerare. Ci sta, perché nella televisione ci sta anche questo. Certo, se uno lo guarda con occhio critico si accorge che è un po' inverosimile. Detto questo, The Following è assolutamente da vedere perché è davvero, davvero bella. Bella, bella, bella. Cioè, serie di questo spessore ce ne davvero poche. Quindi vi consiglio caldamente di guardarla, nonostante, ovviamente, come ho detto, qualche esagerazione che ci può stare. Con il fatto che non lo ammazzino, impiegabile. Comunque, vabbè, guardatela perché sono convinto che possa piacere a tanti, uomini e donne. Anche oggi l'episodio di Sirius finisce qui. Se guardate The Following, lasciatemi un commento qui sotto per fatemi sapere cosa ne pensate. Se non trovate che la mia recensione sia di vostro gradimento, comunque non avete qualcosa da ridire, spiegatemelo qui sotto nei commenti, perché ho visto che qualcuno magari mi scrive: non la penso come te. Ho capito, spiegami, no? Cioè, nel senso, non è che qualcuno quasi incazza, no? Lo vuole capire, infatti, cioè. E poi, se volete, c'è la mia pagina Facebook, qui, il link qui, eh? Cioè vi spuntano, tipo qui, la mia pagina Facebook, Twitter, che uso poco, ma lo uso, e poi, non lo so, andate sul mio secondo canale, che è qui, qui da qualche parte, trovate cortometraggi, sto preparando un video nuovo su quel canale, roba così. Ci rivediamo la prossima settimana con Trailer Up, credo sempre in questa location che ormai diventerà il mio studio, e sperando che mi ritorni il microfono che l'ho prestato e dovrebbe tornare al più presto a casa. Buona serata, ciao!